benvenuti al film italiano della competizione del 37esimo Torino Film Fest. Siamo Scenery Talent. Allora, io quando abbiamo visto questo film con la commissione di selezione, per motivi abbastanza evidenti che percepirete anche voi appena il film comincia e lungo la narrazione, ci è venuto da pensare a Carlo Mazzacurati, che sapete tutti, un autore che è stato molto amico del festival, che è stato qui spesso e le cui atmosfere, la cui delicatezza, le cui sensazioni, oltre che naturalmente i paesaggi, sono ricordati, cioè ci ritornano un pochino in questo film, e anche un po' la voglia di, che come ha sempre avuto Mazzacurati, di giocare coi generi, che non è poi così consueta nel cinema italiano. Poi dopo mi è capitato di leggere, dopo che l'abbiamo invitato, noi ai registi, agli autori chiediamo una breve dichiarazione da mettere nel catalogo online, e mi è capitato di leggere la dichiarazione dell'autore, che appunto cita anche lui come paesaggio, come atmosfera e come lezione di cinema piccolo il cinema di Carlo Mazzacurati, ma cita anche qualcun altro, cioè cita il cinema che vedeva da bambino, il cinema un po' favolistico, quello per sognatori, di Steven Spielberg. E adesso non vi sto a anticipare perché ricorda anche quel tipo di cinema lì, perché dovete un po' scoprirlo vedendolo. E, ecco, prima di dare la parola almeno all'autore, comunque poi vi presento tutti, volevo rendere omaggio al casting che finalmente hanno fatto fare i fratelli, un'idea di casting che secondo me doveva venire molto prima, a Giuseppe Battistone e Stefano Presi, che sembrano veramente separati dalla nascita e che sono due straordinari attori. E quindi invito, allora, è secondo lungometraggio, il suo primo lungometraggio è stato Finché c'è Prosecco c'è Speranza. Invito il regista Antonio Padovan. E insieme a lui i fratelli, appunto, Giuseppe Battistone e Stefano Presi. Un'altra delle protagoniste, Camilla Filippi. Un'altra interprete, Deco Ceglio. Poi, se volete scendere, Gran Premio Torino di 2 anni fa, Pino Donaggio, alle musiche. Lo sceneggiatore Marco Pettenello, il direttore della fotografia Duccio Cinatti, e poi passiamo al settore produzione, Beta Olmi per Ipotesi Cinema, Donatella Palermo per Stemal. Paolo Del Brocco per Rai Cinema, Cristiano Corazzari, assessore cultura Regione Veneto, che evidentemente ha contribuito molto, e Mariella Troccoli, MIBAC. E ditemi voi se mi sono dimenticata qualcuno. Siete tutti? Ok. E diamo la parola a Antonio Padovan a questo punto.
La domanda. Ma domanda è certo. È una grandissima emozione essere qui in questo festival che appunto da 37 anni è un faro sul cinema dell'oggi e di quello che sarà poi i prossimi 10-20 anni. E quindi esserci, essere tra l'altro l'unico film italiano in concorso, è una responsabilità che sento. Vi ringrazio per averci scelto, per far sì che siamo qua. E questo è un film che è stato abbastanza complicato da mettere in piedi, e è stato complicato cercare di renderlo semplice, quindi spero che tutto il nostro lavoro voi non lo vediate la storia che raccontiamo. Volevo ora ringraziare Betta Olmi, che ha creduto fin dalla prima storia e non ha mai smesso di supportarmi, e anche Donatella, Palermo, Rai Cinema, grazie mille. E Beppe, Stefano e tutti gli altri che mi hanno seguito, Camilla, Teco, Duccio con la fotografia. E volevo dire anche che sono molto molto orgoglioso di avere Pino e le sue musiche nel film. Questi film di cui parlavi, che io vedevo da bambino, hanno delle musiche molto romantiche, molto grandi. Ed essere riusciti a portare quella dimensione in Italia nel nostro film è un grande piacere per me. Bene. Sì. Mi sono dimenticato una cosa. Poi volevo dirti che questa cosa di Mazzacurati, questa che si sente nel film, in gran parte è merito di Marco, che è lo sceneggiatore con cui ho scritto il film, che è cresciuto con i film di Mazzacurati, ne ha scritti 3-4, insomma ne ha scritti un bel po', 4. E insomma quella sensibilità arriva dalla sua penna. Ok, allora, siete pronti per parlare tutti? Qualcuno vuole dire una battuta? No, sì, dai, vi saluto tutti intanto, buonasera. Forse sono stato il primo a scrivere il tema, prima ancora che lui cominciasse a girare il film, perché è venuto da me, mi ha spiegato quello che voleva, insomma, abbiamo iniziato che non è una cosa usuale, perché di solito arrivo alla fine, quando il film è fatto, e metto la musica. Qua è stato tutto un lavoro assieme a Antonio, quindi mi piacerebbe parlare dopo il film, ma dovete vederlo prima per capire cosa abbiamo fatto. Grazie. Va bene, grazie a tutti voi. E veramente buon divertimento a tutti, e alla fine ci sarà il Q&A.